Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Prima lettura. Qui c'è un re che si chiama Baldassarre, ma non è quello dei Re Magi, è un altro Baldassarre, figlio di Nabucodonosor. E cosa fa questo re Baldassarre? Fa festa, fa un grande banchetto, invita 1000 persone. Immaginate, un banchetto con 1000 persone è una cosa incredibile. E festeggiava perché aveva rubato dal Tempio tutti gli arredi sacri di Gerusalemme. Quindi, come se uno entrasse a San Pietro, rubasse le statue di San Pietro a Roma e le portasse via. Immaginate, una cosa terribile. Bene, questo re Baldassarre fa festa per questo motivo. E allora usa perfino le coppe che ha rubato per bere, e ha bevuto tanto. A un certo punto succede una cosa strana. Su un muro appare una scritta che non si capisce. Lui non capisce questa scritta. Menel tekel peres. Allora questo re dice: io ho Daniele, che è un ebreo, saprà lui capire che significa questa scritta. Lo chiama, dice: Daniele, tu sei un ebreo, tu sei un ebreo, allora capisci, cerca di spiegare questa scritta che è apparsa sul muro, stranamente. Ti darò quello che vuoi. Daniele dice: no, re, tieni pure i tuoi oggetti sacrileghi che hai rubato, non mi interessa. Dice questa scritta: guarda, caro re Baldassarre, ti manca poco, ti resta poco da vivere per quello che hai fatto. Dice: il Signore ha contato il tuo regno e ha detto basta. Sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato insufficiente. Il tuo regno andrà dato ai persiani. Quindi gli predice la sciagura, la fine del regno, immaginatevi. E quindi ci fa pensare questo brano, tutte le persone che hanno agito contro la Chiesa nei secoli, pensate solo a Napoleone Bonaparte. Napoleone odiava la Chiesa, no? Chiesa cattolica. Disse al cardinale Consalvi: Eminenza, se io volessi potrei cancellare la Chiesa in un momento. Consalvi disse: no, Eccellenza, non ci riuscirete. E infatti poco dopo Napoleone se ne andò in esilio, morì povero solo a Sant'Elena, immaginatevi. Quindi la Chiesa, con tutte le debolezze e le povertà che ha, resiste. È 2000 anni che resiste a tutti, comunismo, fascismo, tutto quello che volete. Siamo sempre qua, con l'aiuto di Dio ci resteremo. Vangelo. Gesù chiama i discepoli, dice: ragazzi, state attenti perché rischiate grosso a essere miei seguaci. Attenzione perché vi prenderanno, porteranno in tribunale, vi giudicheranno, perfino sarete uccisi.
i martiri, no? San Vito, per esempio, San Vito martire, fu ucciso proprio perché cristiano. Però attenzione, tenete conto che la vostra ricompensa, il vostro premio, se non sta qui su questa terra, sarà nel regno dei cieli. E che premio avrete? Che ricompensa avrete per essere stati fedeli al Vangelo? Dice, con la vostra perseveranza, quindi con la fede, la fiducia, salverete la vostra vita. Se non questa, quella eterna, che è quella che conta, la vita vera, quella, la vita di gioia, in cui saremo davanti al Signore tutto il tempo, canteremo le sue lodi, quella è la vera vita, non questi pochi anni che viviamo, 60, 70, 80, quanti sono, non conta, è importante. È la vita eterna, sia da Gesù Cristo.